l'ammiraglio Carne e il generale De Castiglione, i generali Schlatter e Coppi a Campo Formido, dove atterra, proveniente da Parigi, il Constellation di Eisenhower. Nel lasciare il comando delle forze atlantiche, il generale ha voluto accomiatarsi dall'Italia. Squadriglia e informazione sul campo di Risano. Circa 10.000 uomini sono schierati per la grande rassegna che Ike passa giovanilmente. Ai nostri ufficiali dirà: partendo da zero, voi italiani avete fatto molta strada e ora avete veramente la possibilità di difendere le vostre frontiere. Soggiungerà che per i più urgenti problemi italiani l'aiuto degli Stati Uniti non mancherà mai. La risposta la dà il ragazzo friulano con lo scarponcino che porta scritto «Non ti scordar di me». Tra qualche mese può darsi che questi racconteranno di aver parlato col presidente degli Stati Uniti. Ciampino, squillala attenti. Roma era la meta di questo viaggio. Benvenuto di Marras e di Pacciardi. Programma delle 24 ore di permanenza. Visita al Quirinale. Oltre che col presidente della Repubblica Italiana, Eisenhower si incontrerà qui con un economista che approverà il suo concetto. Non assicureremo un migliore livello di vita se non integrando le economie diverse. Viminale. Le qualità di capo dimostrate da De Gasperi, dirà il generale, hanno di molto oltrepassato i confini dell'Italia. In the success of NATO lies the security, the prosperity and peace of all of us, from the lowliest to the highest. È l'ultima occasione che ho di dirvi che la sicurezza, la giustizia, la pace sono impegnate nel successo della nostra grande impresa. E se tutti collettivamente possiamo contribuirvi, sono sicuro che il successo non mancherà. Arrivederci, generale. Qualunque sia il posto che lei occuperà, l'Italia vorrà rivederla qui tra noi, visitatore e amico.